Saranno state vere tutte le cose dette su Giacomo Leopardi? Di lui si è detto che era un pessimista, che era brutto, deforme, rachitico, che era disinteressato alle donne, era stato definito il ribelle. Non si è mai trovato un giudizio espresso, onesto, durante la sua breve ma intensa vita. Come sempre le risposte non possono essere esaustive, però venerdì, quindi domani alle 21, presso Palazzo Tardiani, l'Unione dei Comuni a Borgo Taro, si terrà un incontro con Enrico De Micheli, medico, dove si cercherà di approfondire la conoscenza della vita proprio del Leopardi nel momento in cui un film di grande successo lo riporta alla modernità. E restiamo a Borgo Taro per parlare del bellissimo paese di Belforte, che ha una canonica che in questi giorni è in lizza per vincere i luoghi del cuore. Bisogna votarla però. Diamo una mano tutti insieme affinché la canonica di Belforte, frazione del comune di Borgo Taro, scali la classifica della campagna I luoghi del cuore, promossa dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che da diversi anni propone alcuni luoghi storici e naturali da salvare del nostro bel paese. Per vincere ovviamente servono molti voti e quest'anno, come detto e ribadito anche nel corso della conferenza stampa, grazie all'iniziativa del Circolo Acli San Michele, è stata inserita nel censimento anche la canonica di Belforte. Da 10 anni mi sono preoccupato del recupero, del restauro della canonica e non solo, anche del Circolo Acli, della chiesa. E anche mi sono preoccupato di aderire a un'iniziativa europea per il recupero dei rustici vicino al castello. Devo fare i complimenti al Circolo Acli che ha sempre sostenuto la comunità, che in questo momento ha preso di mira un obiettivo così importante come il recupero e il restauro della canonica, segnalandolo al FAI, ai Luoghi del Cuore. Questa iniziativa proprio la condivido a pieno e mi complimento con questa sensibilità e intelligenza. E anche sono contento che l'amministrazione comunale abbia preso a cuore questa iniziativa. Il paesino di Belforte, la frazione di Belforte, secondo me è la più bella dal punto di vista storico e artistico, è la più interessante, la più bella del comune di Borgo Taro. È ancora integra quasi nelle sue strutture, quindi molto recuperabile. Mi auguro che questa iniziativa abbia buon frutto e raggiunga gli obiettivi che si propone. La nostra canonica è un pezzo importante in quanto viene raccontata un po' tutta la storia del nostro Appennino, perché era la sede principale del comando dei partigiani, dove il famoso prete volante Don Guido Nelli aveva un po' il controllo della situazione. È stata presa a cuore sia la storia di Don Guido Nelli che della nostra canonica da un noto scrittore che è Hensel, il quale scrive un libro dove viene raccontato in sintesi la storia che tra i militari americani e inglesi c'erano dei componenti in grado di tutelare il patrimonio culturale dell'Italia. E proprio qua prende spunto per questo libro, The Monument Man, che viene poi trasformato in film come protagonista George Clooney. Hansen ci ha contattato ed è il nostro testimonial principale proprio per la nostra iniziativa. In sintesi è molto semplice, bisogna andare sul sito I Luoghi del Cuore, che è un sito fatto dal Fondo Ambiente Italiano, dove potete votare. È gratuito e potete farlo anche in modo cartaceo presso il vostro ufficio del turismo. Il problema è che la scadenza è imminente perché scade entro il 30 di novembre, quindi vi chiediamo di accelerare le cose. Il voto ci aiuterà ad avere dei fondi per poter ristrutturare il nostro paese. Il gruppo Alpini di Bedonia è lieto di invitarvi alla presentazione del calendario 2015 che avverrà sabato 15 novembre alle ore 15 in Peschiera a Bedonia. E ora invece ci spostiamo velocemente a Berceto per conoscere Guido Magnani, che è un parmigiano doc che però ama Berceto, passa qui le sue vacanze e si diletta, si rende utile, insomma una sorta di volontario per abbellire e migliorare il paese.
Io sono un villeggiante, non sono un bercetese, però siccome ho la casa qui cerco di aiutare il comune a presentare bene il paese, cercando di allestire un attimino gli ingressi del paese, che sono tre. Attualmente che cosa sta facendo? Attualmente ho integrato queste piantine, una parte erano morte, le ho sostituite con altre piantine con fioriture alternate. Che cosa vuol dire fioritura alternata? Durante tutto l'anno ci sarà qualche fiorellino, una volta questa, un'altra volta l'altra pianta, un'altra volta l'altra pianta, per dare un pochino di colore al paese, all'ingresso del paese. Anche lei ha curato quindi la fioritura di Viale Pietro Silva, di Salita Pietro Silva? Sì, ci ho dato una mano a fare l'impianto di irrigazione, e estendere il telo, che questo telo nero che abbiamo in terra serve per mantenere l'umidità e praticamente non lasciar crescere l'erba. Quest'estate il paese si presentava fiorito da tutti gli ingressi che ha. C'era questo qui che era un pochino scarso come cosa. Adesso cerchiamo di... Le piace essere utile per il paese di Berceto? Ma certo, è una soddisfazione forse più mia che per il paese. Il Centro Sociale Ricreativo Timossi di Borgo Taro vi ricorda il nuovo appuntamento di Conversazioni tra noi, lunedì 17 alle ore 16 nella sede di Via Repubblica 1 a Borgo Taro. Sarà presente l'architetto Barbara Zilocchi, si parlerà di Parma, monumento a Giuseppe Verdi, ideazione, costruzione e demolizione. Il meteo per domani, venerdì 14, cielo irregolarmente nuvoloso con foschie e nebbie, temperature minime in lieve calo tra 7 e 12 gradi, le massime stabili intorno ai 14-15 gradi, i venti saranno deboli variabili. E con l'informazione locale di oggi è tutto, vi lascio a On Race TV, subito dopo ovviamente noi e poi intorno alle 21.30 Video Station al termine il nostro TG. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, domani.